Benvenuti a una nuova puntata di Wine Bar. Siamo tornati, dopo un certo numero di mesi, a Sant'Agata dei Goti. Siamo tornati perché siamo stati invitati da un amico che abbiamo conosciuto nella puntata precedente, che avete conosciuto anche voi, in quanto è stato colui che ci ha fatto degustare un splendido menù a base di mele. È il nostro amico Giovanni Abbatiello, nel suo ristorante che si chiama Antico Borgo. E siamo qui di nuovo per raccontare un po' questo territorio, ma per conoscere anche dei nuovi amici. Vediamo un attimo chi ci è venuto a trovare stasera. Una sorpresa, abbiamo la nostra amica Manuela Scherillo, che molti conosceranno in quanto è la nostra responsabile della redazione, quindi tante persone la contattano normalmente, però non l'hanno mai vista. Allora abbiamo pensato, perché c'è stato un problema, che l'amica conduttrice ha avuto un problema per raggiungere, abbiamo chiesto a lei: ma vuoi fare una conduzione? Vuoi vedere allora che a questo punto Manuela diventa la mia conduttrice abituale, quindi oltre che redazione, perché no? Allora vogliamo presentare gli ospiti che sono a trovarci sede, che tu conosci bene visto che li hai scelti tu. Certo, a nostra sinistra l'avvocato Soffi. L'avvocato è presidente del Lion Club di Benevento Città Sannita, esatto, è così che viene denominato. Ed è qui anche perché, poi ne parleremo, la sua associazione ha sviluppato un progetto che ha molto a che fare con la tematica di questa puntata. Carmine Valentino è il sindaco di Sant'Agata dei Goti, lo conoscete perché già è stato ospite in un'altra delle nostre puntate, è un personaggio molto particolare che ama molto il suo territorio, che sta trasformando veramente Sant'Agata in un bellissimo posto, quasi toscano sarei dire. Marco Guidi. E a proposito di Toscana abbiamo il nostro amico che è un enologo e che dalla Toscana ci è venuto a trovare, parleremo con lui di vino, parleremo un po' anche del suo territorio e di come trova questo territorio una persona che viene dall'esterno, perché io penso che poi il turismo debba essere in qualche modo non un turismo di contiguità, ma fare sì che si creino degli interscambi, è un degli interscambi. Espeditone Marino è un musicista, è un chitarrista, ha un trascorso importante perché è stato il braccio destro di Roberto Murolo, oggi ci presenterà e ci farà ascoltare anche dei suoi pezzi. Marco Contursi. L'abbiamo conosciuto anche in delle altre puntate, è il delegato, il fiduciario si dice, di Slow Food per l'Agro Nocerino Sarnese, persona con la quale è nata una ottima amicizia, quasi un'alleanza per il mangiar bene, per andare per osterie, possiamo dire. Quello che poi dovrebbe essere la mission di Slow Food, assolutamente. E Gennaro Pagano. Ultimo, ma non ultimo, direttore commerciale di un'altra azienda alla quale Wine Bar si sta legando, che è Quarto Miglio, azienda che già ci ha ospitato nella sua tenuta bellissima a Quarto, e anche stasera degusteremo dei vini, però dei vini diversi, non saranno i soliti, poi ne parleremo. Tema della puntata di questa sera è una scottante problematica, i giovani e l'alcol. E per introdurre, come al solito, la tematica, vediamo questo breve spezzone tratto dal famosissimo Quark, il programma di Piero Angelo, al quale mi sono ispirato. Quella sera ero allegra, tutti ridevano. Improvvisamente la stanza ha cominciato a girare, la vista si è annebbiata e tutto è diventato nero. Poi ricordo solo l'urlo della sirena. Non pensavo che per una bevuta si potesse finire così. Bene, abbiamo visto questo breve inserto filmato, abbiamo visto quanto l'alcol possa danneggiare l'organismo, ma soprattutto quanto possa essere lesivo nella capacità soprattutto di guidare, perché uno dei problemi grossi che viviamo nel momento in cui vediamo i ragazzi che si avvicinano all'alcol e proprio poi il rapporto con l'autovettura, con la macchina, con la moto, e le stragi del sabato sera in qualche modo ci raccontano qualcosa che dovremmo cercare di evitare. E vorrei cominciare la nostra chiacchierata proprio con l'amico avvocato, perché la sua struttura, i Lion, hanno ideato un progetto che stanno in qualche modo sviluppando. Ce ne vogliamo parlare? Sì, dunque è un service, innanzitutto noi lo chiamiamo service, che è appunto un incontro
che non è fine a se stesso, nel senso che è duraturo nel tempo. Abbiamo iniziato con il problema delle dipendenze, cioè abbiamo cercato di capire a livello di giovani e di ragazzi tutte le dipendenze possibili dalla droga, dal fumo e adesso anche dall'alcol, creando un centro permanente di ascolto, di monitoraggio in quel di Telese, perché il nostro club abbraccia tutta la Valle Caudina e la Valle Telesina. Quindi abbiamo iniziato con Telese, poi proseguiremo anche con Sant'Agata e quindi con le scuole di Sant'Agata. Ci siamo accorti che il problema dell'alcol non è un problema solo di consumo, ma è un problema di abuso, nel senso che cioè è stato un approccio diverso rispetto a quanto accadeva un po' di anni fa, nel senso che oggi il giovane si avvicina all'alcol non per mangiare durante i pasti, ma semplicemente per addirittura per bere, per ubriacarsi. Quindi non più il vino come alimento, ma benissimo, vino come elemento che porta allo sballo, no? Dal punto di vista psicologico non saprei dire se è un fatto che riguarda la gioventù, i giovani in genere, ma sta di fatto che effettivamente i giovani oggi si rifugiano nell'alcol, perché poi creano delle miscele particolari, e il nostro service è riferito proprio a questo, cioè a monitorare attraverso le istituzioni, e quindi mi riferisco alle scuole, addirittura di fare in modo che i ragazzi si sottopongano al test alcolemico. Quindi avete messo un viaggio in premio per chi... Sì, dunque, è il viaggio di, il premio che daremo al ragazzo che si vuole sottoporre a questo è proprio di dichiararsi disponibile a questo test alcolemico. Andremo presso le discoteche oppure presso i bar dove normalmente essi si ritrovano, certo, e presso cui purtroppo essi fanno abuso, perché ripeto, questo approccio non è più come il sistema mediterraneo, no? Cioè di bere il vino o la birra. Però tu mi permetti, a proposito di vino, è arrivato il vino che è il nuovo vino che ci fa assaggiare stasera. Di che cosa si tratta? Di che cosa, cosa stiamo per bere? Allora, è un cru di Aglianico, è un vino che quest'anno è un'annata 2004, noi ogni anno teniamo come riserva circa 1000 bottiglie. Quindi questa è una riserva, cioè, è una riserva, si sente anche dalla riserva. Sta in barrique circa 9 mesi e poi riposa in bottiglia. È un vino di gradazione abbastanza alta, perché è un vino di 14 gradi, è un vino abbastanza robusto, ma allo stesso tempo penso sia gradevole. Sì, abbastanza mobile, sì, dovrebbe molto elegante. Sentiamo un attimo l'enologo. Per adesso l'ho solo annusato. L'ha solo annusato, ma l'enologo è anche un po' vicino al sommelier, no? Io mi arrabbio molto quando vengono avvicinate. Vogliamo spiegarla questa cosa? Perché l'enologo fondamentalmente è un chimico del vino, in quanto l'enologia si basa sulla microbiologia, sulla chimica e sulla fisica, queste tre materie principali. Mentre il sommelier è più un degustatore che accosta del cibo al vino. Come nasce la passione per diventare enologo? La passione, diciamo, nella mia famiglia il vino è sempre un po' entrato a far parte come argomento, sì, perché l'azienda è iniziata con mio nonno, sì. E quindi è una tua azienda in, sì, pratica, sì, enologo nella tua azienda. Buonissimo davvero, ma si sente anche un po' forse la barrica in questo vino? Sì, dovrebbe comunque sentirsi. I giovani e l'alcol. Come sindaco c'è un po' la responsabilità di un certo numero di cittadini. In questo momento Sant'Agata come affronta il problema? E tu, diciamo del tu, come uomo, come affronti questo problema? Fondamentalmente è un problema che interessa tutte le realtà, è l'elemento che sta accomunando tutti, e che anche le realtà, città di piccole dimensioni, stanno iniziando a sentire forte il problema che lega i giovani all'alcol, all'abuso nel consumo di sostanze alcoliche. È un tema di grande attualità che interessa tutti, a volte anche diventa uno degli argomenti che fa valorizzare sempre di più quello che è uno dei valori fondanti che ritengo sia essenziale, che è quello della famiglia. Oggi viviamo in un mondo dove, anche nelle realtà come la nostra città, la città di Sant'Agata dei Goti, è forte questo, e si sente forte questo disagio nei confronti dei giovani che molto spesso si avvicinano a un consumo non corretto.
di quello che sono le bevande alcoliche. Noi stiamo con l'amministrazione comunale, abbiamo innanzitutto datoci un obiettivo essenziale che era quello di trattenere quanto più possibile i giovani nelle nostre realtà, evitare quel fenomeno forte che è quello della desertificazione che è forte, si è avuto negli ultimi 30 anni nel nostro territorio sannita, in particolare anche in questa parte del territorio del Sannio Beneventano. Noi stiamo tentando innanzitutto di far restare, cioè creare quelle opportunità di aggregazione che possono trattenere innanzitutto i giovani e quindi allontanare in una prima fase così di sensibilizzazione da quello che è dall'uso dell'alcol, vietando, e io mi sono adoperato da subito ad emettere un'ordinanza all'indomani della mia elezione a sindaco della mia comunità, della mia città, un'ordinanza che vietasse oltre una certa orario davvero, c'è questa ordinanza, sì, quindi non si può vendere l'alcol, un'ordinanza con i superalcolici in particolare fuori certi orari. Ah, questo non sapevo. O nello stesso momento però, data l'opportunità alle attività, in particolare ai locali che vivono, in particolare il centro cittadino, il centro storico che è una bellezza unica, l'opportunità di prorogare gli orari di chiusura oltre una certa orario, quindi per mantenere ed evitare che i giovani a una certa ora, con un abuso anche a volte di sostanze alcoliche, potessero, mettendosi nel loro autoveicolo, nelle loro macchine, spostarsi in altri posti e quindi rischiare. Noi abbiamo avuto perdite di giovani anche nell'ultimo anno molto frequenti, anche se la comunità non è molto molto grande, la nostra città è una città di circa 12.500 abitanti, abbiamo primo paese in termini di popolazione. Però ho visto che è molto bella come città. Abbiamo avuto perdite di nostri giovani concittadini che sono morti purtroppo a causa del veicolo, a volte non legandolo direttamente all'alcol, ma certo a una certa orario, abbinando l'alcol a sostanze tipo stupefacenti. L'alcol in genere anche a quello che può essere la stanchezza che i giovani non possono. Io ritengo che rispetto agli stupefacenti il problema dell'alcol e dei superalcolici è diventato un problema ancora più attuale rispetto alle droghe. No, la provocazione che volevo lanciare al sindaco è questa: lui ha parlato di un'ordinanza, ma oggi basta un'ordinanza per limitare il problema? Mi spiego, non si possono vendere alcolici ai minori, mandano il fratello maggiore, lo compra e glielo dà. Non si può vendere alcolici nelle discoteche, ok, ce li portiamo da casa. Cioè dico, basta questo a fermare il problema, perché a volte si fanno tante ordinanze, però poi nell'applicazione dell'ordinanza diventa poi facilmente circuibile. Marco, è interessantissimo l'argomento, però volevo un attimo sentire l'amico Giovanni, che Gianni Abbatiello, che ci racconta che cosa stiamo per mangiare, e poi tu da Slow Food devi ascoltare. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, iniziamo con un cavatello al ragù di cinghiale e porcini, poi proseguiamo con un filetto di maiale con una salsettina di porcini e poi concludiamo con un flambé di frutti di bosco. Allora, è importante perché, mi ho detto, è il primo atto che si è posto in essere. Infatti è importante abbinare le attività, come diceva poc'anzi l'avvocato Cioffi, di un'attività di sensibilizzazione che vada rivolta essenzialmente a quelle che sono le nuove generazioni, le scuole, quindi educare all'uso corretto, a valorizzare quello che può essere l'abbinamento di un sapore come il vino con il pasto, che è sicuramente un qualcosa che nessuno mai si deve privare, perché ritengo che sia da incentivarsi, ma ecco, educare i giovani, in particolare partendo dalle scuole, con un'attività di sensibilizzazione, un'attività che possa far radicare nel vivere quotidiano anche lo stare insieme come non la motivazione dello sballo tra virgolette dato dall'alcol, ma come un elemento invece quello della degustazione di un buon vino, come stiamo facendo qui questa sera, un momento per stare insieme e parlare e chiacchierare di quello che può essere un prodotto e un valore che può rappresentare anche un'opportunità per avere nuove sensazioni, ma abbinandole a quelle che sono i prodotti di un'enogastronomia molto ricca e molto pregiata che abbiamo qui nelle nostre terre. Quindi è un primo atto l'ordinanza. Io sono per condividere in genere quelli che sono dei percorsi che vanno fatti per migliorare sempre di più quello che è una società che negli anni forse è stata. Passi un po' di vino, Marco, gentilmente. Negli anni è stata forse tra virgolette drogata da una serie di fattori esterni e quindi anche l'uso dell'alcol è diventato nell'abuso è diventato un problema ed un pericolo ed un male della società del terzo millennio. Io ritengo che questo sia un problema che vada affrontato non da soli.
l'immagine che si è dati anche a livello dei mass media dell'alcol, della birra o di quant'altro è sempre legato a un campione sportivo, a una bella ragazza. Quindi si fa capire al ragazzo, si induce il ragazzo undicenne all'assunzione di questa sostanza perché viene, diciamo così, legata all'eventuale successo che lui potrebbe avere nella vita. La nostra, e qui ritorno a quanto dicevo prima, è anche finalizzato a questo, perché non è soltanto un discorso didattico attraverso la scuola, ma è anche e soprattutto un discorso dei mass media. Cioè, quindi i mass media in qualche modo, come stai dicendo, sarebbero responsabili di associare attraverso testimonial. Sì, purtroppo sì, è statisticamente provato, perché è stato provato che il consumo dell'alcol in astratto, in assoluto, è diminuito, però è aumentato in ragione degli anni di chi lo assume. Cioè è scesa anche l'età di quando si comincia a assumere l'alcol. Sì, si comincia ad 11 anni, e la cosa grave è che questo fenomeno colpisce indifferentemente maschi e femmine. Cioè, sì. In questo contesto, che ruolo ha la famiglia? Il genitore che vede arrivare a casa il figlio magari si vede che ha bevuto? No, noi le statistiche che abbiamo fatto le abbiamo fatto sia sulla famiglia tradizionale, quella papà, mamma e figli, sia su quella tipica, diciamo quella allargata, e abbiamo anche considerato la possibilità che il ragazzo non avesse delle interlocuzioni con i genitori, quindi infatti, si trovava solo. Secondo me qua è il problema. Io ritengo anche invece, ma questo è un fatto personale però, è un fatto di mia coscienza, sì, come dire, che l'atteggiamento è tipico dei ragazzi molto verosimilmente perché non hanno a loro disposizione l'oratorio che io tenevo quando ero piccolo, oppure altri. Quindi una mancanza di valori. Aggregazione che mi provenivano, cioè voglio dire, il sindaco che può fare? Certo, lui, no? Noi viviamo. Cioè, noi purtroppo dobbiamo anche cercare di capire che sicuramente io sono papà di un ragazzo di 14 anni. Un problema complesso, diciamo, attaccabile. Noi viviamo fondamentalmente in una realtà che sta perdendo i valori. Si è perso il valore del cristianesimo, che praticamente era uno del cattolicesimo, che è uno degli elementi aggreganti poi della nostra territorialità italiana, ma si è perso anche l'ideale politico. Io ricordo che quando ero ragazzo eravamo schierati, cioè ognuno di noi aveva i suoi ideali politici. Adesso lasciamo perdere destra o sinistra, validità di entrambi le tesi, però certamente avevamo dei valori di riferimento. Oggi noto che c'è un vuoto che è dilagante, manca il riferimento. C'è disillusione. Ecco, c'è una grande disillusione. Fa molto moda l'alcol oggi. Fa moda. Anche bravo, sul vino, sì, per esempio. Si arriva a dei paradossi. Mi raccontava un ristoratore che arrivava spesso un suo cliente, un giovane, in compagnia sempre di una ragazza diversa. Ordinava la prima bottiglia, l'annusava, diceva sa di tap, poi la mandava indietro, sempre così. Dice, io non dicevo niente anche quando non sapevano di tap, perché era un cliente fidato. Dice, poi un giorno gliel'ho chiesto, dice no, ma me le mette in conto, il fatto è che fa figo essere esperto di vino, quindi io per vantarmi con la ragazza di turno le dico questo. Vabbè, cioè, questa diciamo che è un po'. Ci può stare, questa ci può stare, ben venga, no, ben venga. Fa capire anche anzi, era contentissimo il ristoratore, praticamente. Il vino fa tanta scena e magari per una persona così ha aiutato nella situazione, nella fattispecie. Vero, però anche la scena bisogna vederla in contesto giallo. Per esempio, io dico una cosa simpatica, me lo disse un sommelier, dice spesso il vino, attenzione che se lo fai versare si serve, no, lo servono così, disse questo sommelier, non fate al vino quello che non vorrete fosse fatto a voi. Cioè, beh, certo, vino, così sarebbe brutto, okay. Mi ricorda che questo siamo alla zona dei Sanniti, attenzione, è pericolosa questa. Quindi, cosa, questa si arriva a volte a delle esasperazioni. Oggi tutti quanti devono bere vino, e che poi il confine è labile tra il bere giusto e l'eccesso, questo è il problema. Che non bere si beve vino, non è in discoteca, non si beve. No, però poi in discoteca è un altro eccesso. Non credo che qui stiamo parlando di persone che bevano vino all'eccesso. Non siamo a. Il problema non è legato, ecco, al
ecco, il tizio che va al ristorante fa una certa scena, però è completamente diverso. Il problema è che i ragazzi giovanissimi bevono superalcolici e il superalcolico è diventato un elemento per stare insieme, un elemento ipnotico di tendenza, perché oggi c'è una timidezza di fondo esagerata. Anche questi ragazzi sono i più spacconi, se poi si va a vedere, sono alla fine quelli più timidi. Sì, sono timidissimi. Anche sia la droga sia l'alcol sono degli elementi che sembrano disinibire. Non è caso tutte queste violenze che si stanno registrando, è una maschera, sono sempre di persone alterate. Cioè la persona che fa l'intervista, quel caso di Capodanno dove diceva non bevete, poi si è ubriacato, ha violentato una ragazza. Ovviamente non si era ubriacato di vino, si era ubriacato di altro, forse non sa nemmeno lui di che cosa si era ubriacato. Cioè, veramente si era ubriacato e ha violentato una ragazza, è piuttosto difficile che avvenga, perché devi sapere che dell'alcol, l'alcol nel maschietto dipende, è il, un vaso dilatatore, sì, quindi come tale crea dei problemi. In quale fase? Perché oltre una certa fase. Oltre una certa fase, poi c'è una fase esperito. Io ho fatto, vorrei fare una considerazione prima, diciamo su un muro, mi sento un pochettino stasera, come dire, il musicista inserito in questo ragionamento, ma poi anche un ragionamento in ordine al fattore sociale, insomma, e anche politico della questione. Facevo una cosa con Murolo che era aberrante, era una cosa che lui odiava e mi rimproverava, perché io allungavo sempre al vino un po' d'acqua. Mi piaceva il senso del frizzantino, e lui accende le numerosissime ovviamente cene. Che lui piaceva molto mangiare. Sì, però era un competente, soprattutto del vino. Aveva questo culto, aveva questo rispetto, aveva questa cosa molto bella, insomma, rispetto a questo dono straordinario della natura, che lo metteva in una contemplazione rispetto alla quale, quando io l'allungavo con un poco d'acqua, detto questo, insomma, la parentesi muroliana. Come facevi praticamente allungare con la gassosa? Perché per essere a me piaceva moltissimo, cioè, questo fa parte ovviamente di una mala educazione sul piano alimentare, certamente, però era diventata una cosa che mi piaceva. Diventa una cosa, sì, insomma, che è diversa dal vino, d'accordissimo. E Muroli infatti si arrabbiava, giustamente. Premesso questa, la considerazione che volevo fare rispetto a questo argomento, come diceva anche il sindaco, ma anche gli altri, che vedo anche poi tra l'altro una certa correlazione, perché alla fine stiamo un po' dicendo tutti la stessa cosa, è un problema di valori. Io vivo nella mia città, ho scafato un'esperienza amministrativa, sono consigliere comunale, e ho imparato che la politica è una suoni cosa. Mai nel consiglio comunale? Lasciamo sta cosa, mi dicono che sarebbe carina come idea. Sarebbe molto carina che tu praticamente qualche volta non lo fai possiamo fare perché c'è la incompatibilità, insomma. È vero che sto facendo un tour con Katia Ricciarelli, verrà nel mio paese. E il sindaco mi ha consigliato, ma l'avrei suoni fatto con, anche io. Suoni con Katia? Cioè sì, sì, facciamo solo delle pastorali di Natale e quindi siamo nella mia città, non potrò. Vabbè, ma a parte al di là di questa battuta. Poi dopo ci fai sentire un non c'entra nulla, se mi fa piacere. Sì. Certamente. Una considerazione importante. Io credo che questo fatto dell'alcol diventa poi, come dire, una devianza, diventa una moderna schiavitù. Perché evidentemente non c'è una coscienza, si sono evidentemente persi dei valori e dei riferimenti. Io da cattolico potrei dire la famiglia, vabbè, ma uno potrebbe dirmi io non ci credo perché devo avere riferimenti in Gesù Cristo. Io ce l'ho perché sono cattolico, sono credente, vabbè. Il deterrente anche è importante, però è come quando un abuso edilizio, è come quando uno costruisce una casa, da una parte ovviamente ci vogliono le ruspe che la butti via, perché altrimenti il rispetto per l'ambiente è, voglio dire, solo professato, ma invano. Certo, la stessa cosa dovremmo in un qualche modo anche fare per questi giorni. Secondo me la prima cosa che si dovrebbe fare. Sostanzio credo. No, assolutamente. Qual era l'idea? Scusa? No, vabbè. No, fagli capire. No. Mettere insieme i riferimenti, l'educazione, gli esempi. Ecco perché ho detto la politica, allora, una casa la prima cosa costruita in un posto bisogna passare con la, perché il giovane deve capire che ci sono dei valori, c'è la legalità. Perdona, la prima cosa che io farei è quello di chiudere le discoteche a un certo orario. Perché si è presa l'abitudine che si deve uscire a mezzanotte? Cioè questa io non la capisco. In molti dei casi io parlavo di punti di aggregazione, un modo nuovo di stare insieme, di non legare lo stare insieme con quelli che sono i convenzionali, la discoteca eccetera. Io parlavo prima di un'esperienza di amministratore nella nostra città. Noi abbiamo perso figli di questa terra non perché erano persone che facevano uso di alcol o erano dei drogati, semplicemente perché per andare a ballare sulla stessa strada hanno incrociato qualcuno che aveva bevuto che era una di cosa troppo, che aveva fatto uso di droghe.
Il problema vero è che si diventa un pericolo per se stessi, ma anche per gli altri. Certo. Questo è il vero tema dell'attualità. Noi abbiamo perso, ripeto, esperienze drammatiche in questa mia comunità, giovani di questa terra, non perché erano ubriachi o perché avevano fatto uso di sostanze stupefacenti, ma perché malcapitati, andavano a bere un caffè, nel rientrare nelle proprie abitazioni hanno avuto la sfortuna di aver incrociato qualcuno che aveva fatto l'abuso di alcol, che aveva... Questa è una cosa molto, molto, questo è molto triste. Quindi le istituzioni, la politica, le associazioni, tutti insieme, dobbiamo fare sistema affinché si riescano a mettere insieme quei luoghi di aggregazione. Con l'ordinanza non si risolve il problema, il ritorno all'oratorio, ai valori veri, al valore vero di stare insieme. Quello è un modo per valorizzare ancora di più quello che può essere il vino, il bere, come così bellezza nello io stare credo insieme, che nello stare i nostri prodotti, e non deve essere purtroppo quello che i giovani comprano oppure gli viene venduto dalla televisione piuttosto che dai giornali, media, è qualcosa di estremamente diverso da quello che stiamo parlando. Assolutamente, l'oratorio che sicuramente l'avvocato ricorda, o forse che ricordo anch'io, non esiste più, cioè e non potrà esistere fin quando il messaggio che verrà dato è quello di qualcosa completamente diverso. Bevi e sei al centro del mondo, certo. Consuma questo e sei al centro, vai a 200 all'ora con la macchina e sei al centro del mondo. Sì, lo vedono dappertutto, cioè la quello l'esempio che me hanno. È la cosa la televisione è una cattiva maestra. Io penso che realmente la televisione sia fortemente diseducativa. Sono pochi i programmi che in qualche modo producono interessi educativi. Tipo Wine Bar. No, Wine Bar, Wine Bar è un programmino che va così per quello che è, in effetti. Ma parlo dei grandi programmi, programmi come può essere un Quark, come può essere una Gaia Scienza, cioè ci sono programmi che secondo me riescono anche a piacere, a far divertire. Però a questo punto sentiamo un attimo che ci fai ascoltare. Ci vuoi ricordare qualcosa di Muro? Sì, Muro. Iniziamo da una canzone che ha dato il disco d'oro a Muro, il 1992, scritta dal mio amico Enzo Gragnaniello, che è la stessa tonalità con cui la eseguivo insieme al maestro, la stessa chitarra. Quindi questa è la chitarra di Muro? Sì. Benissimo. Questa anche a Santa Agata dei Goti siamo venuti, quindi c'è un riferimento importante. A trovare che la casa non teniamo a casa, vieni con me e cominci a capire com'è inutile a sa soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e ci imparà. Come si fa a dai dormita l'anima che vuole? Se tu non scendi a forma, non lo può sapere, no. Come si fa a te piglia soltanto, ma la caccia sta, e poi la sta su cuore, sulla miezza via. Bellissimo. È stata un'emozione, io conosco Esperito da un po' di tempo e so che lui è un personaggio importante della musica, ed è stato per me veramente un grande onore averlo qui. Questa sera, veramente, anche perché poi abbiamo un amico in comune. Poi abbiamo Santa Agata dei Goti, appena ho sentito Santa Agata dei Goti, ho detto a Manuela, Santa Agata dei Goti, sto... Stupendo, grande emozione, poi ne proveremo altri. Grazie. Mi dicono però che devo, a questo punto, mandare la pubblicità. Ciao Pino, siamo qui in compagnia di Giulio Cesare Senatore, amministratore della Bioelisir, che abbiamo già incontrato precedentemente per parlare di un'altra crema, che era l'elicina, agli estratti di bava di lumaca. Questa volta invece parliamo di Aurora, una nuova crema che nasce in Sardegna. Giulio, parlaci di Aurora. Allora, Aurora è una crema completamente naturale, che contiene un ricco apporto di estratti di piante proprio caratteristiche della Sardegna,
tra le altre possiamo citare sicuramente il criso, il ginepro, il mirto e anche il sughero, che è un'applicazione abbastanza innovativa dal punto di vista cosmetico per le sue particolari proprietà anti-aging e di lifting proprio della pelle. In più l'abbiamo arricchita con oro 24 carati, che oltre a darle un pregio proprio per la presenza di questo metallo prezioso, che ha delle proprietà cosmetiche molto interessanti, perché è un rigenerante e un antiossidante della pelle. E per completare l'apporto proprio dei principi attivi abbiamo introdotto anche un rappresentante del regno animale con il miele di corbezzolo, che è un miele molto pregiato prodotto in Sardegna. Cioè bene, e alle persone che vogliono acquistare questo prodotto? Allora, la possono richiedere in farmacia, oppure possiamo invitare le persone a chiamarci per avere maggiori informazioni e per eventualmente ordinarla, perché noi spediamo in tutta Italia senza nessuna spesa aggiuntiva, quindi invitiamo le persone a contattarci al numero in sovraimpressione e a visitare il sito, che è www.auroracosmesis.com. Bene, grazie a Giulio Cesare Senatore. Pino, a te la linea. Bene, dopo la pausa pubblicitaria siamo tornati e dopo questa grande emozione che ci ha fatto provare Spedito, io devo dire veramente ho avuto un momento di sospensione nel tempo, perché questo pezzo è bellissimo, sì, e lo hai veramente poi eseguito in una maniera stupenda, ma promettici che ci fai ascoltare qualche altra cosa prima di che la trasmissione si concluda. È la sua vita, la sua vita. Allora Giovanni, ecco, è arrivato, perfetto. Cosa stiamo per assaggiare adesso? Allora, adesso state mangiando un filetto di maiale con una salsettina di porcini con un fondo bruno. Un fondo bruno? Bruno, sì, un fondo di carne con un po' bagnato al cognac. Senti, ma se noi ti chiedessimo un po' di pane faremmo una trasgressione molto elevata. Assolutamente perché, no. Perché c'è l'amico di Slow Food che ho visto accompagna col pane. Scusa, noi dimentichiamo questo. Buon appetito. Beh, torniamo invece a parlare di alcol e giovani, quindi di vite che si perdono. Quali altre iniziative si possono fare? Cerchiamo di dare informazione anche sul piano, tu prima mi dicevi, di quello che potevano essere i risvolti penali, no? Ecco, ma se qualcuno volesse in questo territorio incontrare la tua associazione, abbiamo un sito di riferimento? Abbiamo il sito dei Lions, che vogliamo dirlo così eventualmente poi. Quello è del mio segretario, quindi è un'email che quindi è un'email specifica sua, perché lui poi che ha ideato, perché è medico e pneumologo, Michele Martucci, @libero.it. Però dicevo che noi stiamo cercando di dare informazione anche sul piano di quelle che sono le conseguenze, a parte il fatto delle stragi del sabato sera, no? Chi viene, come dire, certo, pizzicato dalla polizia, viene fatto il palloncino, l'esame alcolemico, rischia da una multa fino addirittura a 2 anni di reclusione, perché il tasso alcolemico è in proporzione, un crescendo. Zero. Vogliamo spiegarla meglio questa cosa? Perché sì, il tasso alcolemico praticamente è il tasso di alcol che abbiamo nel sangue. Per cui vediamo i risvolti penali. Attraverso l'esame del palloncino si stabilisce la gradazione, quindi la percentuale. Con questa percentuale poi si irrogano delle sanzioni. La prima sanzione, quella più blanda, che va da 0,51, è solo una multa, anche se poi c'è la sospensione della patente per un certo periodo. Poi c'è quella successiva, pare fino a 1,5, che prevede anche l'arresto. L'arresto? Infine, c'è quella all'infinito, da quel numero fino all'infinito. Sequestro dell'autovettura? Che sequestro dell'autovettura nella ipotesi di cui al capo C, diciamo, cioè? Noi, cioè nella ipotesi che il tasso alcolemico sia altissimo. Quindi, perché quindi in ci questo sono caso si rischiano 2 anni? Sono 2 anni di reclusione, 6.000 euro di multa. Chiedo scusa, non di multa, di ammenda, sì, perché è una contravvenzione prevista dal codice della strada,
e confisca anche del veicolo. Però attenzione, qui non stiamo dicendo se una persona ha bevuto o meno, cioè se io bevo anche 3 bottiglie di vino e me ne sto a casa, nessuno mi dice nulla, non penso che sia un reato. Sì. No, ma non si andrebbe più a cena fuori. È legata alla guida, tanto è vero che il nostro progetto è anche quello di tenere uno del gruppo, diciamo, che non beve. Questo dunque, è eccezionale, io devo fare sì, i complimenti, complimenti. È un equilibrio di sapore veramente. E richiede la scarpetta, quindi sì, pane se non mi puoi avvicinare un attimo. Grazie, prego. Perdona, perché era difficile per me arrivare. Quindi abbiamo anche visto che quello di turno che viene eletto, diciamo così, dal gruppo che non beve, avrà anche un ingresso in discoteca gratis la prossima volta, perché lui poi che riaccompagna tutti gli altri che verosimilmente si sono ubriacati, ma quindi che noi tuttavia facciamo molto bene che a non far bere i nostri tecnici. Brava. Così praticamente alla fine noi mangiamo, beviamo, loro ci guardano, però possiamo andare in macchina con loro. Sì, ma pure da noi qua, insomma, cioè, io devo dire, devo spendere veramente una parola particolare sui nostri tecnici, soprattutto sui nostri cameraman, perché mentre gli amici della regia ogni tanto mangiano, cioè nel senso che arriva qualcosa anche a loro, ci sono i poveri cameraman che praticamente stanno, è un supplizio di Tandalo, si fanno tutta una serie di cene e non toccano cibo. Come quindi dice il detto napoletano, non c'è niente di più tremendo di uno che mangia e uno che te ne mente. Quindi non c'è niente di più tremendo di uno che mangia e uno che guarda, e loro stanno guardando. Stanno guardando e stanno guardando. Anzi, visto che mi stanno guardando. Ed è anche buonissimo, ragazzi, vi dico veramente. Sono cattivo. Allora, stavi dicendo, scusa. No, avevo... Era un attimo un modo di parlare. Tornando un attimo all'azienda, il Quarto Miglio. Quarto Miglio è un'azienda di Quarto, Campi Flegrei, che sono certo in qualche modo legati a qualcosa che è su questo tavolo. Perché fondamentalmente c'è un legame stranissimo che per coincidenza si è verificato tra la nostra zona e la zona di Sant'Agata. Siete entrambi in qualche modo legati alla mela annurca. La mela annurca, attenzione, certo, perché Sant'Agata è forse considerata uno dei più grandi produttori di mela annurche, e la mela annurca però nasce proprio lì, nel famoso giardino dell'orco. Io ho avuto il piacere di avere un orco a una delle puntate che abbiamo girato a Quarto sul lago di Lucrino, il famoso giardino dell'orco, non so se ti ricordi. Benissimo. C'è questo legame molto forte tra questi due territori. Come no? Sì. Allora, come? Ci sono delle tombe romane. Sì, ma a parte le tombe romane c'è proprio tutta una tradizione legata alla mela. L'Averno, no? L'Averno, bravo. L'Averno. C'è il lago di Lucrino e il lago di Averno, che sono due luoghi veramente molto interessanti. Poco conosciuti, ma molto interessanti. Allora, programmi per il futuro della tua azienda. Programmi per il futuro. Noi stiamo investendo tanto per far conoscere il nostro vino. Noi siamo un'azienda piccola, siamo una realtà veramente piccolissima e produciamo un vino che è un vino di nicchia, è rivolto a poche persone. Noi produciamo pochissime bottiglie e vogliamo far arrivare queste bottiglie agli intenditori. Non ci interessa conquistare un grosso mercato, noi non siamo presenti nella grande distribuzione, vogliamo fare un prodotto e facciamo un prodotto di qualità che possa dare veramente piacere a chi lo beve e inevitabilmente dare vita, ovviamente far continuare la vita della nostra azienda. Quante bottiglie l'anno? Beh, considera che di questo qui che stiamo bevendo, ecco, non ne abbiamo mille, del cru, mille di queste qui, solo mille di questo qui, e della falanghina, sempre cru di falanghina, ne produciamo 2000. Il numero più alto di bottiglie noi lo facciamo. Siamo molto della falanghina, perché la falanghina noi abbiamo un cru di falanghina, l'ho portato questa sera, sì, è effettivamente da provare. Poi abbiamo la falanghina DOC, quella che nasce, dal nostro vigneto, e di quelle ne produciamo 35.000 bottiglie all'anno. Per scendere lì. Non hanno partecipato a Falanghina Felix, dovrete invitarli certamente. Ma la rassegna della Falanghina Felix è una rassegna regionale, nasce come una rassegna regionale, va portata a livello regionale perché noi dobbiamo insieme
condividere, perché l'area flegrea e il Sannio Beneventano sono sostanzialmente i punti di maggiore, diciamo così. Guarda, che cosa particolare, la mela, la falanghina. Molti legami, molti, sì, legami. Ci sono molte territori, molte analogie tra sono i territori, sì. Legami, anche se sono territorialmente forse diversi come realtà. Avrei voluto, però. Abbiamo molto di in comune. Volevo chiedere al nostro amico ristoratore questo pane. Chi lo fa? Perché è qualcosa di assolutamente fantastico. Giuliano. E se vuoi non è niente per il viaggio. La scarpetta vedo che è gradita un po'. La faccia di chi la chiede? Noi abbiamo avuto. Allora, abbiamo avuto una lunga discussione in una puntata precedente legata proprio a Slow Food, di quale io avevo una cattiva interpretazione. Errata. Vogliamo spiegare realmente Slow Food che cosa dice e che cosa vuole proporre? Slow Food da oltre 20 anni si batte contro l'omologazione alimentare. Slow Food è per la riscoperta e la valorizzazione della tipicità. Slow Food non fa la guida dei ristoranti, ma la guida delle osterie, dove il criterio fondamentale per entrare dentro è che facciano cucina del territorio in un ambiente tipico e nel limite del prezzo di 30 euro. Quindi Slow Food è stata la prima guida low cost, oggi ne sono sorte tante. Slow Food è stata l'antesignana in questo senso. Proprio quindi perché vogliamo ripetere questi elementi essenziali, perché sono, sì, secondo me sacrosanti. Quindi un limite di spesa di 30 euro. Una tipicità rispetto al luogo in cui ci si trova, per dire, se ci troviamo a Bologna non devo trovare gli gnocchi alla sorrentina, questo è fondamentale. Sarebbe una crudeltà. E anche l'ambiente, deve essere un ambiente caldo, oggi ci sono molti ristoranti eleganti, sono ambienti un po' anonimi, perfetto, un'eleganza quasi asettica che invece non crea quella convivialità che invece deve esserci in una tavola, perché la tavola, la buona compagnia è un elemento imprescindibile, come ricordava anche Brillante Savarelli. La verità, secondo me, è sancita anche da un buon pezzo musicale. Vediamo un attimo, Esperito che si sta preparando, prende la chitarra, che cosa ci fa ascoltare. Io credo che realmente stare a tavola sia un mix di più cose, parole, cibi, vino. E anche un altro elemento, ecco, la predisposizione personale. Bravo. Brillante Savarelli la ricordava, perché se io sto scocciato per fatti miei non posso apprezzare appieno tutti gli altri elementi. Però noi ti possiamo aiutare in qualche modo a superare questo tuo momento di depressione. Sì. Io penso che ci sono tantissime canzoni belle, interessanti della nostra generazione che sono nate in osteria. Basta pensare a Cugini, no? Certo, certo. L'avvelenata, la locomotiva, tutte queste canzoni che hanno fatto. Mica ne conosci qualcuno? Mi devo preparare. Ti devi questo preparare. Questo repertorio mi devo preparare. Ti devi preparare. Allora sentiamo un attimo. Però invece vorrei fare una cosettina che piacevo tanto a Murolo, che conosce anche Marco, sì, che spesso ci incontriamo in diverse manifestazioni. Allora ve la vorrei far ascoltare solo la parte finale di questo pezzo spagnolo che Murolo amava moltissimo, e durante i nostri concerti lui a metà mi faceva eseguire. Tra l'altro difficilissimo da eseguire, notare la tecnica perché è unica. Grazie. Ma è vero. Pazzesca, pazzesca. Pazzesca.
Grazie veramente della tua gentilissima. Molto io. La frontananza, sì. Com'è bello questo fiorentino con un pezzo. No, non è napoletano questo, assolutamente. Vabbè, no, napoletano. Però io parlando di muro. Io ho una fidanzata spagnola e quindi. Hai una fidanzata spagnola? Beh, allora saluta in spagnolo. Certo, no. Non saprei cosa dirle. Vabbè, hola amor. Hola amor. Perfetto. Devi sapere che proprio nella puntata che abbiamo fatto qui a Sant'Agata dei Goti, io ho avuto l'onore di avere come mia co-conduttrice una giornalista spagnola che praticamente conduce in Spagna un programma identico a Wine Bar. Adesso io andrò in Spagna, sono praticamente stato ufficialmente invitato, va sull'emittente nazionale, quindi diciamo un'emittente più importante forse di quella sulla quale andiamo noi, come se fosse la nostra RAI, e quindi sarò ospite in questo programma. Dove... Là sono molto molto gelosi delle cose che hanno, dei cibi. Sì, sono vero, molto, noi non abbiamo questa capacità di progetti futuri. Allora, Lion cosa sta progettando? Sono diversi, faremo dei camper, per esempio per la prevenzione dentale, riferita ai bambini o ai ragazzi delle scuole medie, quindi Lions si pagheranno, prenderanno un camper e verranno delle persone per medici. Giustamente dire attenzione, perché la prevenzione dentale è fondamentale. E almeno per i ragazzi. Poi, che so, recentemente abbiamo fatto quello sulla verifica della mammella, del tumore alla mammella. Che è uno dei problemi grossi che si ha abbastanza. Cioè diciamo che da questo punto di vista siamo molto attivi, non solo noi di Benevento, ma anche Napoli, Caserta, e la tematica è sempre quella, che noi abbiamo semplicemente una cultura, come dire, di servizio. Benissimo. Gratuito. Sindaco, allora, futuro di Sant'Agata, che possiamo dire di questo posto di cui abbiamo, ripeto, già parlato, ma che io non mi stancherei mai di raccontare, perché non perché lei è presente o perché tu sei presente, realmente è un territorio affascinante. Ci sono dei luoghi all'interno di questo paese che prendono realmente l'anima. Io sono affezionatissimo, perché mi è piaciuto tantissimo, a Lodo c'è una finestra catalana e c'è un barretto tenuto da una persona anche molto singolare, che devo dire è veramente un posto molto accattivante, con questa visione di questa valle splendida. Molto bene. Allora, la Sant'Agata del futuro, valorizzarla quanto più possibile, perché Sant'Agata... Eventi, che eventi? Eventi in programma, avremo... Il periodo infernale che quest'anno si è arricchito notevolmente con una programmazione molto attenta, anche di qualità. Noi abbiamo nel nostro centro cittadino, centro storico in particolare, molto segnatamente insomma, ricco di un patrimonio religioso. Sant'Agata dei Goti è stata il santo patrono, Alfonso Maria dei Liguori, certo. Alfonso Maria dei Liguori, che ha caratterizzato sostanzialmente Pagani, sì, ha caratterizzato sostanzialmente questo patrimonio enorme, quindi ecco, abbinare... Posso fare una proposta al sindaco? Assolutamente, anzi. Cioè, una delle iniziative a livello distrettuale... Questo però viene registrato e diventa una cosa quasi di impegno formale. A livello distrettuale è la salvaguardia dei beni minori. Per bene minore noi intendiamo quei monumenti o quelle cose che non sono catalogate. Per cui... diciamo che le scuole e l'amministrazione dovrebbe non darci una mano, ma indicarci, tramite anche l'ufficio tecnico, se lo avete, qualche pietra saticulana, come si dice, qualcosa di vecchio, qualcosa che questo possa essere da noi patrocinato come salvaguardia e come riscoperta. Se possiamo colloquiare da questo. Questo è molto interessante. Cioè, beni minori. Cioè, prendiamo un bene, lo adottiamo anche noi di Wine Bar, ne parleremo anche noi nelle trasmissioni, col contributo dei Lion cercheremo di far conoscere questo. Sicuramente è una bella proposta, saremo molto interessante, anche molto interessante, ritengo che sia opportuno, anche perché noi da qualche settimana abbiamo insediato, proprio con un'amministrazione che si apre ai giovani, si apre alle nostre scuole, abbiamo insediato il Consiglio Comunale Junior con un nuovo sindaco, con un presidente del Consiglio che si è strutturato e che con l'associazione, con i Lions, ben venga un'iniziativa congiunta per valorizzarla, perché noi abbiamo un territorio enorme, 63 km quadrati,
pieno di ricchezze. Oggi certo. Stiamo utilizzando al meglio le opportunità anche finanziarie che ci vengono date dai fondi comunitari per mettere a sistema e valorizzare le importanti ricchezze che abbiamo di tanti luoghi, fontane, percorsi naturalistici che sono veramente una parte che va anche oltre il centro storico. Certo. E sono delle bellezze uniche. Abbiamo strappato nelle altre puntate una promessa: il Palazzo Ducale. La sala nella quale noi abbiamo girato le due puntate, sì, sono un esempio di arte incredibile, vanno veramente, secondo me, salvaguardate, vanno ristrutturate, cioè lasciarle perdere nel tempo sarebbe veramente un peccato capitale. Già abbiamo qualche punto in più rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. Prendiamo esempio dagli amici toscani, che di ogni cosa ne fanno una salvaguardia assolutamente totale. Ecco, questa c'è una grande differenza tra la Campania e la Toscana. Qualche tempo fa ho fatto una puntata sui prodotti tipici, proprio specifica, e ho dovuto prendere un video della regione toscana, perché praticamente era l'unica che secondo me aveva capito che cos'era l'identità del territorio e come il territorio poteva essere raccontato dai prodotti tipici. Purtroppo questo in altre regioni non succede. C'è un'identità, quando si parla di olio toscano si parla di olio toscano, qui ancora c'è una forma di concorrenza interna che secondo me però non fa squadra, non fa capacità di comunicazione. Se noi usciamo fuori d'Italia assistiamo a un fenomeno strano: quando si parla di Campania non la conosce nessuno, se si parla di Toscana si conosce, e questo però attenzione, Napoli non è quel mostro che si racconta. Napoli è qualcosa di, se se ne parla di Napoli, assolutamente qualcosa di diverso. Però mi sono accorto, uscendo fuori dall'Italia, che i meccanismi di grande respiro sono quelli che rendono di più. Allora, la Toscana, se parli con un inglese, è il paradiso. Napoli è anche una grande opportunità. Grande, una grande opportunità, grande opportunità, però l'inglese va a Capri, ricorda Capri, non si ferma a Napoli, anche se per un certo periodo si è fermato a Napoli. Dobbiamo legare quel forte legame tra le aree interne e le aree costiere. Secondo me andrebbe fatto. Quell'abbinamento, valorizzando quello che diceva poc'anzi l'amico del Slow Food, ovvero radicare sempre di più quelle che sono le tipicità di un territorio al territorio stesso e alle sue ricchezze, ecco la originalità, la tipicità. Questo che ritengo che possa rappresentare, certo, per l'entroterra un gran plus valore, una grande opportunità da mettere insieme con quelle che sono. Comunichiamo malissimo. Prossimamente io ho lanciato una campagna di comunicazione fortissima sul prodotto, sul Made in Sannio, un marchio nuovo. Sul Made in Sannio. Made in Sannio, molto Sannio, bello. Prodotti, una campagna di comunicazione nella veste non tanto di sindaco ma di assessore provinciale alle politiche agricole. Io ho lanciato questa cosa invitando le scuole ad utilizzare il nostro latte, a consumare il nostro latte, quindi incentivare la filiera corta, incentivare l'utilizzo delle mense dei nostri prodotti. Io sento un odore che i nostri telespettatori non possono sentire. Siamo letteralmente estasiati. Caro Giovanni, che cos'è questa cosa che tu hai preparato, che veramente, a parte l'immagine assolutamente incredibile, questo è un semifreddo, no? No, sono poi un caldo. Sì, un caldo. È flambé. Sono dei frutti di bosco inflammati. Frutti di bosco inflambati. Flambati. Perfetto. La pallina no. Com'è? La pallina è un gelato. Assolutamente sì. Quindi è un qualcosa di caldo insieme, sì, al freddo, caldo, no? Freddo. Però parlando di prodotti tipici, io vorrei fare una richiesta non al sindaco ma alla bella Monica. Se è possibile avere un coltello, perché io qua vedo delle mele annurche che sono stupende, che sono usate solo come, diciamo, centro tavola. Perché non assaggiarle? Hanno, certo, due tipi, quelli sono dei 18-20 e 16-18. E allora, visto che l'avvocata speciale, le assaggiamo entrambe e poi potete fare un diverso. Questa qual è? Ci vogliamo un attimo. Questa è la più grande, la 18-20. Allora, la più piccola, presumo sia questa. Allora, Giovanni, in effetti, questo, scusa, mentre loro fanno l'operazione delle mele, noi ci dedichiamo un attimo a questo. Immediato. Un gelato di cosa? È un gelato alla vaniglia. Allora, viene fatto in questo modo: viene fatto dello zucchero caramellato, poi bagnato con un liquore all'arancio, un po' di cognac, e viene flambato. Viene bello caramellato e poi viene versato sul gelato alla vaniglia. Posso dire che veramente è qualcosa di magnifico. Grazie. Che ne pensi? Buonissimo. Buonissimo. Allora, amico enologo, adesso un parere lo puoi esprimere sul vino. Ora, già con l'occhiate credo di averle fatto capire che mi sembra un buon prodotto.
Io personalmente non conoscevo molto l'aglianico come uva e come espressione. Com'è triste questa cosa però? Perché per noi l'aglianico è un culto. Ma torniamo comunque a quello che dicevo prima, Noi abbiamo tante cose, ma comunichiamo male, molto male. Sì, la comunicazione è importante. E anche perché in Campania spesso sono gli stessi produttori che non riescono a fare gruppo. In Campania si è perso una DOP riguardo l'olio proprio perché i produttori non sono riusciti. È un problema che ci abbiamo qui anche nel Sannio. Non abbiamo un DOP. Colline Beneventane si è perso, si aveva già la DOP perché non sono riusciti a fare gruppo tutti i vari produttori. Volevano due DOP, non ne hanno avuto neanche uno. Stiamo ritentando di averne uno. È un problema gravissimo perché in Campania spesso anche i consorzi non riescono ad andare bene perché ci sono delle rivalità spesso ataviche, mio nonno litigò con mio nonno, che poi bloccano quella che è l'imprenditoria, mentre in altre regioni riescono molto meglio a portare avanti questi discorsi anche di tipo consortile con dei successi che sono sotto gli occhi. Io ne approfitto, mangio pure una mela. Quello che noto è che è ben che è equilibrato, penso anche vista l'annata, e sarà anche, anche credo 4 anni almeno che è in bottiglia. E quindi è equilibrato, secondo me è un ottimo vino. Grazie. Questo passa 9 mesi in barrique comunque, cioè, e poi riposa in bottiglia. Questo siamo di fronte a un prodotto che si colloca a livello di mercato su che prezzo? Una cosa che interessava anche a me, sapere. Perché lui ha detto che prezzo, sono 1000 bottiglie, quindi costerà un po'. Non è carissimo, dipende dal ristoratore, dipende dalla carta dei vini, diciamo che oscilla tra i 25 e i 35, dipende comunque molto dal ristoratore. Beh, non è eccessivo, considerando il prodotto, non è eccessivo. È un ottimo, ottimo prodotto, realmente si lascia bere e lascia anche, diciamo. Allora, siamo un po' arrivati alla frutta, siamo arrivati alle medianurche. Buonissima, ti ha detto la salata a mozzichi praticamaente, c'è una cosa sì, che perché non ti faccio bene anche alle gengive, perché c'è la che mangiare la frutta a mozzichi. Dopo la mangerò anch'io, questa è una cosa che farò anch'io perché poi mi piacciono. Se ne rimangono. Sono bellissime, veramente, hanno un aspetto stupendo. Hanno un colore che è assolutamente accattivante. Mi chiedo quasi se sono state lucidate, ma forse sembra quasi che siano state lucidate. E spedito, io vorrei chiudere con un pezzo, con qualche altro, con un altro tuo omaggio, così praticamente posso in qualche modo salutare i nostri telespettatori. Grazie. Allora, più che mio, un omaggio di Totò. Un omaggio di Totò, benissimo. Era molto amico con Murolo, facevano i bagni insieme a Capri, Roberto ha raccontato storie incredibili. Allora, vogliamo sentirla così poi. Sì, si chiama, vabbè, non lo dico, la riconoscerete. Come diceva Roberto, però nel ritornello alzo la mano destra e tutti insieme nel coro. Va bene, lo facciamo, promesso non si fa wine bar, ma questa volta lo facciamo. Si avesse fatta nata quella che hai fatta a me, stomma t'avesse accisa. E vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra femmina come a te non c'è una stapa non onesta come a me. Tutti insieme femmina, tu sei una mala femmina. Chisto oggi fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, mi indussacata l'anima, non posso più campare. Femmina, si doce con mozzucco, però sta faccia d'ancio ti serve per ingannare. Femmina, ma sei la più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, ma chi ti può oscurità.
grazie a tutti gli ospiti. Appuntamento a una prossima puntata. Questa è la filosofia di Wine Bar. Grazie e buona serata.